La carabattola era questo, diciamo, esempio che è fatto in cera, che poi è stato rinforzato con lo stucco e legno. Allora, questo è molto raro in Lombardia, ce ne sono solo due in Lombardia. Questo e poi un altro che si trova a Pescalenico, dove, nel convento di Fra Cristoforo, che si cita anche nei Promessi Sposi. Allora, sì, un'altra. Allora, questo è creato da Zumbo, Guglielmo Zumbo, che era napoletano, e quindi lui le sue opere faceva molto comunque a Napoli o comunque nel sud Italia, per quello che se ne ha proprio poche, solo due in Lombardia. E comunque è fatto. No, scusate.